Eccolo. Via! Completamente cancellato dalla partita proprio. Sai che vuol dire cancellato? Ah, no. Aiuto. Andiamo a vedere oggi l'antiaerea svedese VIC-40. Come sempre ragazzi, prima di iniziare mi raccomando un mi piace tattico al video per supportare il canale del buon Dave. Essenzialmente abbiamo due cannoni da 40 che spareranno con un tempo di ricarica di 0.6 secondi, a dir poco incredibile. Cadenza di fuoco 300 colpi al minuto, una resistenza pressoché inesistente. Verrete distrutti anche con una semplicissima mitragliatrice, miseria ladra. Tre membri dell'equipaggio, abbiamo l'artigliere, comandante e pilota. Poi, vabbè, trasmissione, il motore e tutto il resto. Velocità massima stimata in 60 km orari e abbiamo, tra l'altro, la possibilità di portare diverse munizioni. Siccome sarà un video incentrato sull'abbattere, sul distruggere, ok, i carri armati, ho messo i 42B particolarmente efficaci, d'accordo? Se volete distruggere esclusivamente velivoli avversari, caccia, elicotteri e quant'altro, allora mettete gli M484, però a quel punto siete costretti a rimanere dietro perché perforare i carri armati un minimo diventa quasi praticamente impossibile. Mi raccomando, tra l'altro ragazzi, se questi contenuti sono di vostro interesse, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Andiamo a vedere le clip che ho preparato per oggi. Via! Facciamo attenzione perché qualcuno potrebbe spararmi. Si mettono lì solitamente ed escono. Che ti avevo detto che c'è sempre quel lurido? Che ti avevo detto che c'era sicuramente un lurido? Lo fanno, lo fanno. Disattiviamo sto coso che non mi serve. Però qua siamo solo in due. Che facciamo in due? Non sono convinto ad avanzare. L'ho visto. Un attimo. Sento un rumore di elicottero. Ah, l'avevo visto anche questo. L'avevo visto sulla minimappa. Non si fanno mica queste cose. Artigliere servente, non può sparare. Dov'è la squadra? Dov'è la squadra? Dov'è la squadra? Ma non c'è la squadra! Ma miseria! Uno nel capo. Aspetta, ho capito. Uno sulla destra. Salva Devi! Miseria! Lo vuoi capire che ti salva Devi? No! Non capisco dov'è! Ma non ho fumo, non posso fare niente. Sono morto. Sta venendo da sinistra.
Ma mi ha sparato quello... No, un altro. Ma lo sapevo! Guardalo. Guardati, guarda. Dove vuoi andare? Eh? Che c'è una pioggia di colpi in arrivo. Solo per te. 2 chilometri, va bene. Va bene, 2 chilometri. Vabbè, ma lo stai sentendo il colpo? Non è chiaro. Ma dove scappi? Avvicinati. Aspetta che rinfresco un po' l'arma. Ah, stai scappando ora, eh? Vuoi ancora? Non mi fermo mica. Vai via. Vai via. Ma zonna, ragazzi, come scappa. C'è sempre Devi. Ti salva. Oh, mi ha fatto prendere un colpo. Pensavo fosse più facile così questa visuale. Miseria, quanti sono? A casa? Guarda quanto è basso! Era quello? No, ce ne sta un altro! Ma ce ne sta... c'è quello di prima! Ma quanti cavolo siete, miseria, ladra luridi! Continuiamo ad avanzare. Artiglieria, vai, senza paura. Vai, ci fa il solletico. Si gode! No, no, non sono stato io! Intervieni! E che cavolo! Sì, vabbè, 3 anni di vita abbiamo perso a fa sta cosa. Ce ne sta un altro ancora. Buongiorno. Il brutto di non avere fumo con questa unità, guarda. A un certo punto questo lo potevo anche fare, perché il classico movimento: perde il cingolo e si va un attimino a mostrare il lato, capito? Bravo. Beh, TDCM non era facile. Possiamo campare? Sento un rumore da sinistra, vediamo se riesco a... Un po' complicato, sinceramente. Cosa volevi fare? Sono impazzito. Ma arriva qualcuno? Sono morto. Si sente il rumore lontano chilometri. E che gli dico a questo, mo? Sto riparando, tra l'altro. Sento rumori ovunque, praticamente.
T-54, spegniamo il motore. Magari mi esce. È passato quello. No! Miseria, ci ho messo più tempo a girare la torretta. Forse perché avevo spento il motore. Ma la batteria era ancora... aveva una buona carica. Se no avrei distrutto il cannone. Miseria. Penso che il nostro alleato sgancerà la bomba atomica, perché ha davvero tanti punti. Ok, proviamo su questo a intervenire noi. Una bella raffica. Sparo tutto quello che ho. E vai giù. Sta andando giù, sta andando giù. Mia, spero. Vediamo, tac. Sì, come on. Lo abbiamo preso. Palbo, ex. Come on, buona così. Vabbè, tutto sommato, raga, non c'è male, ci siamo divertiti su Charlie. Un elicottero. Che vuoi di più? Quello è alleato e non mi interessa. Alleato non mi interessa. Hanno ancora le unità però loro, lo sai? Possibile che non abbia punti per il per la bomba atomica? Vabbè che ha utilizzato i respawn, quindi ha utilizzato lì i punti in definitiva. Vedo, lo vedo, lo vedo. Fra, non hai il tempo materiale. Anche se decollassi ora, sinceramente. Ovviamente c'è anche l'albero. No, niente, se scappa, non ce la faccio. Ho finito i colpi. Critico. All'ultimo. E non ho più colpi. Vediamo se va giù col critico. No, figurati, stavo... sì, giustamente, tu col critico fai anche le acrobazie. Ti chiamavano Maverick, ma è normale. Che succede questo? No nuke, fra, ma non... Purtroppo per sganciare la bomba atomica si devono verificare diverse cose. Prima di tutto dobbiamo perdere, per assurdo. Perché altrimenti non hai il tempo materiale di arrivare nella zona di interesse. Come cavolo la sganci? Come cavolo la sganci? Trovate su gameplay... sul video il gameplay dove la sgancio io, tra l'altro, se siete interessati. Abbiamo fatto una quinta posizione con un 1779, 3 assist. In realtà si può arrivare abbastanza tranquillamente su Bravo, d'accordo, però già qualcuno sta cappando, non è un grandissimo problema. Andiamo da questa parte, andiamo, andiamo, andiamo. Ok, poi si scende di qua. Occhio perché vi potreste in qualche modo bloccare, perché, capito, troppo a sinistra andate nella zona dei binari del treno. Poi andate da questa parte e vi mettete qua. Allora, disattiviamo sto coso che gira, perché sennò, insomma, dobbiamo capire dove si trova. Tecnicamente avete tiro anche su Charlie. È un punto forse un pochino rischioso. Quell'artiglieria me la potevo conservare. Vabbè, dettagli. Dove è andato il lurido? Un po' rischioso andare. Eccolo. Si è andato. Lo vedi, lo vedi, lo vedi? L'avete visto? Lo vedete? Non voglio cappare perché altrimenti capisce che sono qua. Ma hai visto? No! Vabbè, ma era il tipo 16. Un po' complicato da gestire. Stiamo facendo veramente questa cosa?
vai. Eccoli. Attenzione alla zona designata. Non lo possono sapere che sono qua. No, non ci credo. Ve la faccio vedere tutta questa parte perché è incredibile. C'è un altro a sinistra. No, non sto capendo cosa sei. Ricarica, vai nel lato. No. Miseria. Lurido, maledetto, maledizione. Era tutto fantastico. Era fantastica la zona, non l'avevo visto però il terzo, non l'avevo visto. Poi comunque l'avevo cingolato, aveva perso il cannone e arriva quell'altro che va a respawnare e mi chiude. Ma miseria ladra. Vabbè, comunque è incredibile come sono riuscito ad infiltrarmi zitto zitto. Incredibile. Una cosa che mi piace particolarmente dei cannoni da 40 è che potranno sparare a ripetizione per più tempo, d'accordo? Prima di surriscaldarsi. Una cosa molto negativa invece rimane la resistenza complessiva. Anche con delle semplici mitragliatrici purtroppo il nemico riuscirà a distruggervi. Voi non potete immaginare in quante occasioni ero lì pronto a distruggerlo, poi tac, il colpo penetra con un proiettile vagante e perdo l'unità. Veramente molto triste come cosa. Però ripeto ancora una volta il concetto: se volete rimanere dietro, cambiate i proiettili e a quel punto diventerete un'antiaerea a tutti gli effetti. Però il divertimento secondo me sarà un pochino limitato. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per like, commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo canale, sempre qui sul canale del Buon Devi. Ciao. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know that.